Eccoci qua con questo nuovo libro. Esco il Nevo, Nevo, Tre piani. Ho cominciato a rileggerlo questo autore. Allora, vi dico subito qual è la cosa che mi piace di più di questo libro e di questo autore. La capacità di trattare dell'amicizia, dei rapporti tra le persone, di raccontare aspetti tragici o allegri, sempre con quella leggerezza, con quella capacità di prendere i sentimenti, di raccontarli seriamente, ma al tempo stesso senza la pesantezza che potrebbe essere presente in un libro che parla di temi abbastanza forti. Allora, perché tre piani? Sono i tre piani di una palazzina borghese a Tel Aviv. In questi tre piani abitano delle diverse famiglie e il libro è diviso in tre racconti, ciascuno dei quali è imperniato sulla storia di una di queste famiglie, o perlomeno su alcuni aspetti della storia di queste famiglie, degli episodi che capitano a queste famiglie. Queste famiglie sono legate fra di loro, ma non in modo così forte. Ci sono dei riferimenti, ci sono degli incroci tra le storie, però sono tre storie abbastanza autonome. Doveva essere anche i tre piani, potevano anche essere interpretati come l'io, l'es e il superio, però non mi sembra che ci sia così una forte caratterizzazione da questo punto di vista nel libro. Allora, le tre storie, vi racconto, ve le accenno naturalmente soltanto, sono le seguenti. Al primo piano abbiamo una coppia che ha una figlia piccola che viene spesso affidata a quelli della porta di fronte, una coppia di anziani che molto volentieri tiene questa bambina, anzi questa bambina si affeziona molto a questa famiglia. Il padre però, l'anziano, in qualche modo perde la testa lentamente, comincia ad avere dei problemi di demenza senile, di Alzheimer, e questo crea alcuni problemi soprattutto al giovane padre della ragazza, il quale è sempre più sospettoso per certi atteggiamenti del nonno, diciamo del nonno, dell'anziano signore della porta accanto. Questo porterà a dei problemi molto grossi all'interno della famiglia stessa dei due giovani. Nel secondo piano abbiamo una moglie il cui marito è sempre in viaggio, sempre in giro, e questo marito ha un rapporto estremamente negativo, anzi proprio non si vede assolutamente, non vuole parlarsi più con il fratello, quale fratello è impegnato in affari, diciamo, di tipo immobiliare, ma non così accettati dal fratello stesso, dal marito della moglie. E che cosa succede? Durante un viaggio il marito compare improvvisamente questo fratello davanti alla porta di casa, che ha bisogno di essere nascosto per alcuni giorni. Ha fatto un po' di affari loschi, ha chiesto dei soldi, dei prestiti a delle organizzazioni che in qualche modo a questo punto li vogliono indietro. Lui non è in grado di dare i soldi e sta aspettando una nave che lo porterà a Cipro per fuggire a tutti i suoi creditori. Ha bisogno di qualche giorno di nascondiglio, un nascondiglio di qualche giorno. Entra, la moglie non sa dire di no, entra in questa famiglia, ha un buon rapporto con i figli, e lei lo nasconde nella casa del vicino che nel frattempo è in gita in Europa probabilmente. E questo, anche questo, crea dei grossi problemi all'interno della coppia. La terza storia invece riguarda una donna di una certa età, giudice, anche di livello abbastanza elevato, che è rimasta vedova, suo marito pure era giudice. E che cosa fa? Non molti giorni dopo la morte del suo marito, trova in un cassetto, mentre sta per mettere a posto lo studio, trova una segreteria telefonica dove ci sono dei nastri, un nastro anzi, e c'è la voce di suo marito che dice: lasciate un messaggio, le solite cose. Allora lei
nella sua solitudine, che cosa fa? Comincia a parlare alla segreteria, lascia dei messaggi a questo marito che non c'è, fino a quando trova una nuova modalità di vita, fino a quando finalmente riesce a trovare una vita nuova e quindi non lascia e chiude, diciamo, questa parentesi. Questa ultima storia, c'è di mezzo anche un figlio che in qualche modo se n'è andato di casa e per alcuni anni non si hanno avuto più notizie, e durante questo periodo lei invece, insomma, ha qualche notizia di questo. Ah, dimenticavo, nella seconda storia, quella del fratello, eccetera, la moglie racconta tutto quanto in una lunga lettera a una sua amica che abita negli Stati Uniti, racconta tutto quello che è successo con questo fratello in questa storia. Ecco, come dicevo all'inizio, c'è la necessità, la voglia di avere qualcuno a cui raccontare le cose. E spesso compare una psicologa o l'amica lontana o addirittura una segreteria telefonica, finché se non c'è altro da altri strumenti. Quindi la necessità di aprirsi, la necessità di avere degli amici, la necessità di avere qualcuno che abbia la voglia di ascoltarti. Ecco, storie con un contenuto abbastanza serio, raccontate con una buona leggerezza, ma non una superficialità, ed è un libro assolutamente che io suggerisco, molto 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 bello. Esco il Nevaux, chi mi segue ha già visto la recensione del suo ultimo libro, l'ultima intervista, e mia ferma intenzione, già, e con questo libro l'ho fatto, è rileggere i suoi libri, perché forse li ho letti in modo troppo leggero, ma sono veramente molto 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 belli. Eccolo qua, Esco il Nevaux, Tre piani. Ah, dimenticavo, da questo libro Nanni Moretti ha ricavato un film che è uscito da poco e che non ho ancora visto. Buona lettura.